Quando sarà tutto completato effettivamente avremo un'area molto più sicura e nella speranza che chiaramente non si riverifichino poi più quegli eventi con quegli effetti che hanno provocato dei danni e dei problemi ai cittadini che abitano in quella zona. Era il luglio del 2019 quando Via Romana finì sott'acqua. In questi giorni drammatici per la Toscana, con zone alluvionate da Livorno a Prato e Campi Bisenzio, l'attenzione si riaccende anche ad Arezzo. Oggi, in questa zona, alle porte della città che da anni segnala criticità, si è concluso il primo step per l'adeguamento del sistema fognario. Un nuovo collettore lungo mezzo chilometro, 6 collettori secondari e 3 pompe idrovore, in grado di sollevare sino a 900 litri di acqua al secondo. Un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro ripartiti tra Nuove Acque e Comune di Arezzo. Quindi sono acque di pioggia che non erano collettate precedentemente, quindi è una competenza anche al limite di quelle di Nuove Acque, ma ci siamo assunti concordemente col Comune di Arezzo il coordinamento di tutto il progetto. Quindi il primo lotto che attualmente è concluso consiste in dei collettori nuovi, quindi tubazioni dedicate a intercettare le acque di pioggia, che vanno recapitate nel torrente Vingone con una sicurezza in più che in caso ci fossero delle portate molto importanti anche nel fiume che impediscano lo smaltimento, c'è una stazione di sollevamento che permette appunto di scaricarle completamente. Questo dovrebbe alleggerire tutta la parte, diciamo, in destra di Via Romana entrando nella città. A breve partiranno anche i lavori del secondo lotto che riguarderanno la realizzazione di un collettore principale in Via Romana lungo circa 460 metri per un importo totale di lavori di circa 1,5 milioni. E con il prossimo lotto andremo a interessare il torrente Sellina, che saranno i due bacini naturali che raccoglieranno le acque meteoriche appunto regimate da queste opere realizzate in compartecipazione con il Comune. Ci tengo a ribadire, c'è la variabile indipendente che è quanto piove. Ovviamente quando si progettano queste opere non si progettano per eventi, diciamo, infiniti, si progettano per certi eventi e quindi nella speranza che non si manifestino sul nostro territorio eventi ben più importanti.